Queste sono le cose che ci interessano a noi e che devono avere la giusta attenzione, l'adeguata attenzione. È in diretta, è collegato, credo ancora, dal deposito di Via Prenestina, Massimiliano Torni. Massimiliano, buongiorno. Buongiorno. Sei qui su Radio Yes. Sei ancora lì, nel luogo della protesta? No, non più. Dopo aver... essere stato ricevuto dall'amministratore delegato, il dottor Carlo Toschi, il quale si è prestato ad un incontro con me, mi ha ricevuto e ha ascoltato le mie ragioni, il motivo di questa forma di protesta. Siamo rimasti d'accordo che come priorità assoluta si sta occupando di questa faccenda, quindi io sono in collegamento con lui e sto aspettando notizie da lui, spero in mattinata. Certo. Quindi abbiamo rimosso il presidio che avevamo istituito lì sotto il deposito di Prenestina, ma in attesa di queste notizie che dovrebbero... È assolutamente a brevissimo. Certo, a brevissimo giro, e noi cercheremo anche di sollecitare il dottor Tosti, che mi sembra almeno quelle due o tre volte che ci abbiamo avuto. Certo. Noi stiamo tutti dalla parte tua, ci mancherebbe. Quelle due o tre volte che è stato contattato, almeno si è posto con una certa educazione, con un certo riguardo. Assolutamente, per ricostruire, lo ringrazio. No, ci mancherebbe, fidiamo tra l'altro, anche perché Massimiliano le risposte ce le devono dare le istituzioni e il dottor Tosti, che mi sembra, ripeto, una persona a modo e sicuramente saprà rispondere, saprà impegnarsi almeno affinché si risponda anche, certo, a quella che è la tua legittima protesta. Per ricostruire la vicenda anche a coloro che ci stanno seguendo attraverso il sito in ogni parte d'Italia e del mondo, agli amici siciliani, anche a Tonino Ruzzo qua un grande saluto, a voi dei Forconi. Cerchiamo di ricostruire velocissimamente la vicenda. Massimiliano Torni è un dipendente Siglat. La Siglat, sì, è un'azienda che lavora in subappalto per ATAC, giusto? Sì. Che cosa, quali sono le vostre mansioni? Perché credo che coprirete un settore specifico. Certo, diciamo che noi svolgiamo tutte quante le attività che riguardano le lavorazioni esterne dell'azienda ATAC, del trasporto pubblico romano, in quanto ci occupiamo di... abbiamo tutte le squadre del pronto intervento, che sono costituite da quei ragazzi con i furgoni di pronto intervento grigi come gli autobus, che intervengono ogni qualvolta un mezzo è in avaria, certo, durante il suo servizio, e si cerca, insomma, per quanto possibile di ripararlo e rimetterlo in servizio, o quantomeno consentire il rientro nella rimessa per la riparazione, e tutti quanti i servizi di rimorchio delle vetture che invece non è possibile riparare su strada. Quindi diciamo, quindi, siete meccanici, elettraudi, giusto? Meccanici, manovratori e autisti che, diciamo, agganciano e rimorchiano le vetture. Ah, è vero, perché sì, poi fate pure non facciamo manutenzioni proprio all'interno, certo, delle rimesse, ma facciamo tutte queste lavorazioni esterne, pronto intervento e rimorchio e sostituzioni delle vetture. La Siglat ha una sua sede amministrativa, credo, in Lucania, a Matera, se non sbaglio. Sì, la sede amministrativa, sì, è a Matera. È a Pisticci Scalo di Matera. Esatto, poi è dislocata come attività in ogni parte d'Italia, almeno credo, perché leggevamo, seguendo il tuo caso, che c'è Siglat Sicilia, Siglat Roma. Ma guardi, quella è una cosa un po' complessa. Quindi veniamo, hai ragione, rimaniamo a noi. Lo stipendio dei dipendenti Siglat, di questi operai, di questi padri di famiglia, di queste madri, perché credo ci siano anche dipendenti donna, giusto? No, solo nella sede dell'ufficio c'erano segretarie, non all'atto lavorativo, diciamo. Quindi rimaniamo sugli operai, lo status va bene per tutto, ci mancherebbe, senza distinguere in uomini e donne. È un errore mio. Allora, quanto guadagnate al mese, Massimiliano? Quanto lavorate e quanto guadagnate? Ma dipende praticamente, io ho un ruolo particolare, ero responsabile di tutto il pronto intervento. Diciamo un operaio, cerchiamo una media mediante. Ma siamo ormai ridotti ad una stipendi che sfiorano i 1.000 euro, chi poco sotto, chi poco sopra, perché purtroppo...
purtroppo nel tempo si sono venute a rosicchiare varie, varie sfaccettature di queste retribuzioni che erano già insomma non altissime, si partiva da intorno ai 1200 euro qui negli ultimi tempi, mo per una motivazione o per un'altra insomma sono state decurtate un po', e siamo arrivati a, ecco, ad a stipendi che sono mediamente intorno ai 1000 euro. Ma siamo arrivati anche a un ritardo di 3 mesi sulle retribuzioni, nel senso che siamo indietro ormai. Stiamo parlando, Massimiliano, che tutti i dipendenti Siglat accusano questo ritardo salariale, sì, tutti? Sì, io allora vi spiego la protesta che io spontaneamente... Incarna un po' tutto. Individualmente ho cominciato... E l'ho fatto da solo, esclusivamente. Poi chiaramente essendo tutti quanti gli altri colleghi nelle stesse condizioni, sono stato seguito, ma non è stato nulla di organizzato, non c'è stato nulla di organizzato. Io sono partito per personalmente risolvere il mio problema, sono stato ben felice di trovarmi in compagnia di tutti quanti, perché significa che insomma tutti hanno ormai delle difficoltà che non gli permettono più di sopravvivere, perché qui parliamo di sopravvivenza. La mia macchina è rimasta ferma sotto i locali di via Prenestina, perché sono arrivato lì a rosso fisso con il gasolio e non ho possibilità neanche di mettere 5 euro di gasolio, quindi mi sono fatto accompagnare a casa. Ora sono nella sede di via Collatina, dove presto servizio, perché io devo continuare a prestare servizio nonostante non pagato come tutti gli altri, perché altrimenti veniamo anche richiamati dall'azienda, anche con richiami scritti, con punizioni che sono minacce di licenziamenti, ci sono stati licenziamenti in questi ultimi giorni, un licenziamento collettivo, insomma voglio dire tutte manovre che credo siano politiche. Io purtroppo non mi intendo di politica, perché sono un tecnico e quindi non riesco neanche a capire certe situazioni. Certo. Quello che sono certo è che tra una notte, una giornata e una notte che siamo stati come presidio lì, ho visto quasi tutte le 180 facce che sono inquadrate in questa azienda. E nella disperazione tutti mi hanno appoggiato. Non cerco nulla, non voglio diventare nulla, non sono nulla, io voglio semplicemente portare a casa i miei soldi, perché sono in una difficoltà estrema, io e i miei colleghi. Anche perché, perdonami Massimiliano, sì, la digressione è forte, però è contestuale a quello che stiamo trattando con te. 3 mesi senza stipendio, come fai a nel minimo un caffè, il pane, faccio. Il latte, l'acqua, no, da no, magnaccio. Io ve lo dico come faccio, sì, personalmente ho contratto debiti, fortunatamente non esagerati, ma ho contratto debiti sostanziosi in famiglia. Io mi sono appoggiato a mio fratello, a miei suoceri, alla nonna di mia moglie, e purtroppo non ho più la facoltà di poter usufruire di queste persone, perché sto mettendo in difficoltà anche queste persone. Il momento, insomma, voglio dire, credo sia chiaro a tutti che a livello globale è diciamo difficoltoso. Quindi le famiglie hanno, magari chi ha una normalità, perché percepisce uno stipendio, non è che se si accolla un'altra famiglia. Io ho due figlie, una di 10-16 anni e mia moglie che ne ha 39, quindi non è possibile andare sulle spalle di un'altra famiglia che sta vivendo normalmente. Massimiliano, perdonami, prima di salutarti, tu non ti interessi di politica, ma la tua è una questione pertinentemente sindacale. Cosa hanno fatto i sindacati per te? No, allora io questo ci tengo a precisarlo, ecco. Io non è una questione sindacale, diciamo sì. Praticamente io sto svolgendo il ruolo di un sindacato, sono un sindacalista in questo momento, nel vero però senso della parola, cioè il significato da dizionario della parola sindacalista. I sindacalisti e i sindacati non ci sono più. Io ieri, quando l'amministratore delegato cortesemente si è fermato e mi ha invitato ad avere un colloquio,
avevo già allontanato tutte quante le figure dei sindacalisti che si sono presentate lì, perché chiaramente sono 2 anni che noi siamo in queste condizioni. Quindi Massimiliano, stringendo i sindacati, nessun gruppo sindacale, nessuna sigla sindacale ti ha dato sostegno? Assenti ingiustificati e totalmente. Quindi io quello che dico, soltanto una cosa, vi rubo un secondo soltanto per chiarire questa cosa: io non sono e non sto facendo nulla per nessuna sigla sindacale e per nessun partito politico, anzi in questa occasione voglio dire che alcune persone già hanno rivendicato la mia azione come propria e come e questo è chiaro, Massimiliano, partito. Io questo è chiaro, è chiaro, è chiaro. Una cosa importante, l'ultima: il dottor Osti, quali erano i motivi dell'accordo? Che avrebbe provveduto a sollecitare i pagamenti degli arretrati per tutti i dipendenti Ciclat? Già, ha già provveduto a mettersi in contatto con l'azienda Ciclat, quindi credo con il presidente, per un incontro, e appena svolto questo incontro mi farà sapere quali sono. E noi ci auguriamo che questo. Altrimenti io purtroppo, non avendo possibilità di sopravvivere in queste condizioni, sicuramente dovrò in qualche modo trovare. Massimiliano, ci auguriamo che per te e tutti i dipendenti Ciclat l'intervento del dottor Osti possa essere risolutivo. Buona giornata e tanti auguri. Grazie molto. Grazie. Io volevo soltanto dire al signor De Luca di non appropriarsi di azioni. Chi è De Luca? Fermati. Massi, chi è De Luca? Athos, De Luca, ha comunicato e ha rivendicato questa azione come propria, quindi cortesemente si astenga da queste cose, non lo conosco neanche. Grazie per questa precisazione, grazie a voi. Ciao Massimiliano. Grazie.